Siamo all'interno della sala emergenza della Protezione Civile che è stata allestita al mattitone, al decimo piano del mattitone di Genova. Con noi Ragucci, responsabile della Protezione Civile. Come vi siete strutturati, come siete strutturati per questo evento? Allora, anche in questa circostanza, in sostanza, la sala emergenza di protezione civile opera come in occasione degli allerta meteorologici. Sono presenti gli operatori che coordinano i volontari sul campo, le pattuglie del reparto ambiente della Polizia Municipale, c'è l'osservazione meteo e Dal vostro punto di vista, come sta funzionando adesso, in questo momento, com'è la situazione? per quanto ci riguarda è assolutamente tranquilla, nel senso che il maggiore impegno è quello di assistenza alla popolazione, alla cittadinanza sullo spiaggione di Voltri, per capirci, dove è previsto un afflusso di persone. Sono tantissime le persone che hanno deciso di venire a vedere l'arrivo di Costa Concordia. Indubbiamente per voi è uno sforzo importante. Quante persone avete messo sul territorio? Sul territorio sono presenti 11 squadre di volontari, 4 squadre del gruppo Genova, 6 squadre delle associazioni convenzionate, una squadra dell'Associazione Nazionale Alpini, sono presenti 3 pattuglie della Polizia Municipale del Reparto Ambiente, più naturalmente 5 pattuglie, sempre di Polizia Municipale dedicate alla viabilità d'area. Grazie, allora io ridò la linea allo studio dalla sala operativa della Protezione Civile del Matitone del Comune di Genova.